Rassegna stampa locale di martedì 26 giugno in prima pagina sulla Gazzetta di Brindisi. Riapertura Corso Garibaldi. Molti brindisini contestano. L'ordinanza del sindaco non si ferma nonostante le firme raccolte. Alla base della protesta anche la questione ecologica, sempre dibattuta in città. Insospettabili, con oltre 1 chilogrammo di droga in auto, due giovani di Celia Messapica sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi in possesso di 1,2 kg di marijuana. Sono incappati in un controllo dei carabinieri e hanno dato segni di nervosismo. Sull'attentato ora indaga l'antimafia, si continua a indagare per tentare di individuare i responsabili dell'attentato ai danni della madre di Cosimo Giovanni Guarini, 34 anni, mesagnese, soprannominato Maradona. Auto si ribalta per 30 metri nelle campagne appena fuori città. Incidente ieri mattina nei pressi dell'ex ristorante I Girasoli. A bordo c'erano due ragazze finite all'ospedale Perrino. Maxi discarica sequestrata dalla finanza nelle campagne, una bomba ecologica di immense proporzioni tra la vegetazione presente tra Latiano e San Vito. Una maxi area con rifiuti pericolosi è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Delibera inopportuna, nuovo attacco a Consales. Opposizione all'attacco, Briganti e Rossi hanno convocato una conferenza stampa ieri presso la sede di sviluppo e lavoro. Il sindaco, gli imprenditori aiutino il calcio brindisino. Secondo incontro tra l'amministrazione comunale e i dirigenti del città di Brindisi per stilare il programma di rilancio delle sorti del calcio biancazzurro. Il circolo tennis Brindisi vince a Cagliari e va in B. Prestigioso risultato per il circolo tennis di Brindisi. Vince a Cagliari per 4-2 contro il margine rosso e conquista la Serie B. In prima pagina sul Nuovo Quotidiano di Puglia, ucciso dai talebani a 30 anni, ancora sangue italiano in Afghanistan e ancora il Salento che paga il suo pesante tributo. Un carabiniere di 30 anni di Colepasso, Manuel Brai, è morto in seguito ad un attentato rivendicato dai talebani. Amianto e batterie sotto sequestro, una maxi discarica, una discarica enorme, grande quanto 110 campi di calcio e al suo interno una spaventosa pattumiera a cielo aperto tra montagne di Eternit e persino scarti di batterie e di fuochi d'artificio. L'hanno scoperta tra Latiano e San Vito le fiamme gialle di Ostuni. Vantaggiato, giallo in cella e giallo su un presunto tentativo di suicidio in carcere di Giovanni Vantaggiato, l'imprenditore di Copertino, responsabile dell'attentato che è costato la vita alla giovanissima Melissa Bassi. Tutto nasce dal ritrovamento di un elastico, pare, sfilato da un paio di boxer che gli agenti hanno trovato in cella. Oltre 1 chilo di droga in auto, presi due corrieri, due presunti corrieri della droga di Celli, e sono stati arrestati dai carabinieri a Martina. Nella loro auto sono stati trovati 1,2 kg di marijuana. Si tratta di Lorenzo Vitale e Oronzo Ciraci. In prima pagina sul quotidiano senza colonne, per i dipendenti comunali visita dentro il camper. Visite mediche in camper per i dipendenti di Palazzo di Città convocati nell'unità mobile polispecialistica di medicina del lavoro. Il caldo dentro era insopportabile, si sono lamentati i 187 dipendenti comunali. Verdi, Grassi direttore, un brindisino per il rilancio del nuovo teatro Verdi, Carmelo Grassi, scelto dalla fondazione per il cartellone 2012-2013. Rapina sul pianerottolo, la moglie del titolare del bar Rosso e Nero aggredita da due banditi sulla porta di casa in corso Garibaldi. La donna è stata trascinata per una rampa di scale e derubate di 250 € ed una collanina. È accaduto intorno alle 21:30. Fucilate contro l'auto, criminalità lancia nuove minacce, un avvertimento in piena regola e non è il primo. Durante la notte tra sabato e domenica, due colpi di fucile hanno mandato in frantumi i finestrini dell'auto della madre di Cosimo Giovanni Guarini, in carcere con l'accusa di aver partecipato all'uccisione di Giancarlo Salati. Gibson, il giorno della decisione, basket, in casa dell'Enel, il conto alla rovescia sul futuro di Gibson in maglia biancazzurra è già cominciato, il nodo potrebbe sciogliersi entro 48 ore, scadenza data dal general manager Puglisi. Brindisi Consales si impegna per la rinascita. Calcio è un momento difficile dal punto di vista economico. Faremo di tutto per riportare il calcio brindisino ai fasti del passato. Questo quanto dichiarato dal sindaco Mimmo Consales.